Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. È appena terminata Milan-Bologna, il posticipo di lunedì sera valevole per la 35esima giornata di Serie A, è terminato con la vittoria del Milan per 2-1 col Bologna con non poche difficoltà, con gol del vantaggio al 37esimo di Suso, raddoppio al 67esimo di Burini e a corsa di distanza al 72esimo Desto, ex Milan. Con questa vittoria il Milan va a 59 punti, raggiunge la Roma al quinto posto, si tiene a 3 punti dall'Atalanta al quarto posto, a 3 giornate dalla fine tiene una lieve, lievissima fiammella della speranza per il sogno Champions League. Parte sicuramente meglio il Bologna, viene annullato un gol a Palacio molto bello, raso terra a giro per un fuorigioco veramente millimetrico. Pochi minuti dopo, su un bellissimo azione del Bologna, entra in area, fa un bellissimo tiro Orsolini, la devia praticamente, sbatte qua fortunosamente a Donnarumma ed il pallone clamorosamente non va in gol. Nel momento migliore in assoluto del Bologna fa una grande cosa Suso. Da circa fuori l'area, fa un paio di dribbling, entra dentro l'area, salta un altro, appena vede con la coda dell'occhio il palo alla sua destra, più libero, tira subito raso terra e bellissimo gol del Milan 1-0. Il Milan va 1-0 nel miglior momento del Bologna. Il primo tempo finisce 1-0, si fa male al 27esimo, Biglia esce piangendo. Non dovrebbe essere una cosa lieve, staremo a vedere. Poi nel secondo tempo c'è una buona azione il Bologna, un'altra buona azione il Milan, ed al 67esimo su un tiro di Paquetà fa il tap-in, scusatemi, Burini, era subentrato al 61esimo a Calegiono, che si è fatto male anche lui, sembra fuori gioco ma non è fuori gioco, le sigla 2-0. Sul 2-0, quanto alla partita sembra finita, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlović, cioè ex Milan, fa un cambio, fa entrare Mattia Destro al posto di Svanberg e su un bellissimo assist di Sansone a centro area, l'arpiona molto bene Mattia Destro, si gira fulmineamente, calcia sul palo più lungo e qui non può fare nulla assolutamente Donnarumma. Poi c'è una bella parata anche dopo il gol del Bologna, fa una bella parata, non miracolosa ma una bella parata, al 74esimo follia di Paquetà, c'è un diverbio con Pulgar per un fallo o non fallo, litiga con lui per il giallo, davanti all'arbitro gli fa leggermente con la mano così, l'arbitro non può fare altro e nel giro di 30 secondi dà anche dopo giallo e buttarlo fuori. Il Bologna cerca di pareggiare ma non riesce. C'era nato vicino prima, come vi ho detto, poi nel finale, in molto nervosissimo tra le due squadre, viene espulso anche Sansone, in un diverbio con Kessié, Sansone doppio giallo viene espulso, ha ammonito Kessié che salterà la partita di Firenze. Finisce così, il Milan vince 2-1 sul Bologna, una partita molto nervosa, non bellissima, che qua erano solo importanti 3 punti, il Milan raggiunge la Roma al quinto posto, si porta 3 punti al quarto posto e tiene accesa una fiabile speranza. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi al mio canale, sempre comunque Forza Napoli, il Milan batte il Bologna 2-1, tiene accesa una piccola speranza per la Champions League. Sempre buonanotte, ciao.